La Vestale, l'opera più famosa di Spontini, si colloca diciamo come un ponte tra l'opera settecentesca, se vogliamo, e l'opera romantica. È uno dei primi, diciamo, tentativi nell'opera italiana di rompere un po' gli schemi delle arie, cabalette, recitativi che fino allora si trovavano e cercare un flusso, diciamo, teatrale, musicale continuo, facendo in modo il più possibile che la musica fosse legata indissolubilmente al testo. Ovviamente nella storia della musica ci riuscirà finalmente pienamente Verdi e poi successivi, diciamo. Però Spontini crea già degli esempi di questo tipo di teatralità musicale che poi anche oltre le Alpi Wagner ha cercato in tutta la sua carriera artistica. La Vestale è una storia di ambientazione antica, appunto, come dice il titolo, si parla di queste sacerdotesse di Vesta e la protagonista Giulia, destinata appunto ad essere una Vestale, quindi consacrata al sacro fuoco di Vesta, in realtà è innamorata però di un soldato e quindi è un amore infelice perché lei, essendo consacrata a Vesta, diciamo, non potrebbe sposarsi con un comune mortale. Questo legame crea a un certo punto che il fuoco di Vesta si spegne, quindi c'è un grande subbuglio, succede una serie però di eventi anche sovrannaturali che porteranno poi al lieto fine. L'ambiente in cui si racconta la storia è un ambiente molto aulico e molto monumentale e lo dimostra il pezzo che sentirete, che è un inno del mattino, descrive lo svegliarsi, diciamo, della popolazione e della sacerdotesse. E sempre rivolte a Vesta.